Cari amici e cari amiche, bentrovati a questa nuova puntata di Amarcord, Ricordi per Passione. L'ospite di oggi è indubbiamente un personaggio in vista nella città di Vasto, una penna fine e pungente. Quando scrive qualcosa, oggi prevalentemente sui social, a prescindere dall'argomento, sport, politica o altro, comunque fa sempre opinione. Dissacrante e lucido al tempo stesso, esprime concetti che non sono mai grigie, ma sempre bianche o nere. Da giovane è stato uno dei capi storici della curva Tobruk di Vasto. La sua passione per il calcio e la conoscenza di esso lo ha portato a fare un salto non sempre così scontato. Per lui si sono aperte le porte dell'informazione locale, con programmi sportivi di successo prima in radio e poi in TV, fino alla conduzione del TG di TRSP. Il resto ce lo facciamo raccontare da lui. È un piacere avere con noi Gabriele Cerulli, ben trovato. Grazie Michele, mi hai fatto quasi un coccodrillo, ma possono attendere, insomma, spero che il destino faccia attendere il coccodrillo. Assolutamente, però dai, in sintesi è quello che sei. E quello da dove sei partito praticamente. Tu eri io che ho qualche anno meno di te, da giovanissimo, ultra, no, eri un punto di riferimento per noi tifosi come capo di quella curva. E poi da quella curva sei saltato, no, dall'altra parte, sei andato in tribuna stampa a commentare le partite, perché, come dicevo, sei fondamentalmente un profondo conoscitore di calcio, non solo. Ma intanto grazie per la presentazione importante di cui mi hai onorato. Ho fatto fatica a saltare dalla curva alla tribuna, prova ne sia che nell'ultima partita contro la Santecidiese nel campionato 89-90, in cui si festeggiava il ritorno in Serie C, il tecnico mi ha cercato per ore per fare, insomma, l'informazione che andava fatta, ma ero rimasto pietrificato in curva. Sì, è Perché doveroso. quella scelta? No? Cioè, eri un simbolo, un'istituzione della curva, avresti potuto, ecco, continuare a tenere quello status, però in realtà ti sei voluto andare a mettere in una posizione, possiamo considerarla anche scomoda, no? Perché poi alla fine. Ma vabbè, non è un mestiere fare l'ultra, quindi non l'è No, no. stato neanche quello di giornalista, però. Assolutamente. Però ecco, c'è questo passaggio, no? Ma io avevo iniziato nel campionato 84-85 con un programma radiofonico sportivo a Radio Agorà. In quell'anno stavo, no, addirittura forse 83, vabbè, 83-84, 84-85. E stavo facendo il quarto anno di alberghiero a Pescara controvoglia, perché dopo i 3 anni mi erano usciti degli sfoghi alle mani che non mi permettevano di lavorare in cucina, per cui più che altro pressato a casa, prendi il diploma, io non ne potevo più della sveglia alle 5:30 la mattina. Andavo a fare il quarto a Pescara e scrivevo, il lunedì, il sabato scrivevo, scrivevo, e c'era dietro di me Marco Camprone, che a scuola dormiva praticamente almeno 3 ore tutti i giorni. Quando si svegliava, si vedeva di me con la penna: "Oh, Ceru, ste sembra scrivi, ste sembra scrivi." Dopo 4-5 anni, io nel frattempo mi ero solo divertito, dopo 4-5 anni me lo ritrovo in tribuna ad Aragona, poi divenne una delle principali penne del centro, lui. Certo, E sì. niente, mi era sempre piaciuto, anche dalla scuola elementare avevo fatto più volte dei temi sul calcio, quando erano liberi. Quello che mi è rimasto più impresso sulla morte di Luciano Ricecconi, il calciatore della Lazio, che fu ucciso per sbaglio da un amico gioielliere. Quindi la voglia di piacere di scrivere ce l'ho L'hai sempre sempre avuta. avuta, l'hai sempre avuta.
Diciamo che però anche le telecronache, le radiocronache sono state sempre, no, un po' il tuo forte, un'emozione che riuscivi a trasmettere sia per radio, che in TV a chi ti stava ascoltando da casa, no? Hai raccontato sempre con passione, le avventure dei biancorossi in campo, perché fondamentalmente quello hai seguito, la Vastese o la Provasto che dir si voglia. Se le provi, le trasmetti. Poi è vero anche una questione caratteriale, perché poi puoi provarle e poi non riuscire a trasmettere, perché molto dipende anche dal carattere. Mi ha fatto simpatia la telefonata di Michele Dana qualche settimana fa, perché dopo lo streaming di Vastese aprile, appunto, mi telefonò per dirmi: oh, erano 20 anni che non facevo una telecronaca, dai tempi in cui la facevamo insieme. Sì, sono stati quei momenti, forse anche tra i più belli, anche perché, insomma, un'ora e mezza col microfono hai voglia a parlare, a dire. Certo. Senti, prima avevi accennato a quell'anno che la Vastese vinse il campionato di Serie D, l'ultima partita pareggiata in casa con la Sant'Egidiese. Io ricordo ancora le parole che usassi perché 11 anni d'attesa, grazie ragazzi per questa impresa. Questo è lo striscione sintomatico e poi proseguivi, no? Che era lo striscione esposto dalla curva. Come hai vissuto quell'anno, la vittoria di quel campionato? È stata forse una delle emozioni più forti anche degli ultimi anni, oppure no? Oppure ne hai vissute di pari intensità successivamente? Quel campionato mi insegnò che il percorso molto spesso è più bello e più emozionante del traguardo. Perché infatti mi ricordo al triplice fischio finale che mi girai verso Pietro, Bruno ed altri amici e dissi: tutto qua. In effetti avevamo dato tante energie e passione non dico per 11 anni, ma quasi, perché poi c'era anche chi ci prendeva in giro con il fatto di Serie C, Serie C, non so, erano passati 11 Sì. anni. Venivamo da un campionato, quello precedente, contro il Castel di Sangro, dove non voglio dire che lo meritavamo noi, perché loro erano sicuramente più forti. Lo meritavamo perché, ecco, forse perché magari non eravamo più forti, però accaddero tante cose che poi non noi, ma proprio dall'altra sponda furono raccontate in un libro dall'americano McGuinness, sparito nel giro di pochi giorni dalle edicole. Cito in particolare, per un racconto di un calciatore che quell'anno giocava con Castel di Sangro, nell'ultima partita contro la Castelfrettese, mentre noi vincevamo 1-0 a Osimo con gol di Andrea Scodini, 0-0 il primo tempo, rientrano in campo e il capitano della Castelfrettese, Zaccarelli, chiese a Ronzani: capitano, ma ce lo dobbiamo fare noi o lo fate voi? Sono passati 30 anni, queste cose si possono di più, 32, 31, si possono dire, anche perché poi chi crede alla Befana può continuare a farlo. Certo. Però Sì. Senti, tu quell'anno so che legasti molto col tecnico, con Aldo Amazzarorzo, l'anno che la Vastese ha vinto il campionato, quello stesso allenatore che non era molto amato da parte della squadra, tanto che nonostante la vittoria del campionato non venne riconfermato. Ricordo che non approvasti molto questa scelta e soprattutto tu eri uno di quelli che non vedeva di buon viso Toni Giammarinaro sulla panchina della Vastese, o mi sbaglio? non è che non vedevo Tony, sicuramente non era, non professava un calcio che mi entusiasmava.
quel campionato mise KO a livello finanziario parecchi dirigenti vastesi. Sì. C'è gente che ha continuato a pagare rate di debito fino al 2000 per arrivare quarti senza mai lottare per la vittoria finale. Quello che accadde a Manfredonia, chi l'ha vissuto lo sa, contro una squadra virtualmente morta vincevamo 1-0, gol di De Sandis. Era Martina Franca, forse Martina Franca? Martina Franca. Ho detto Manfredonia? Sì. Martina Franca. Poi arriva una doppietta in 3 minuti di Borrelli, ripeto, con una squadra virtualmente retrocessa. E insomma, troppi soldi. Cioè, ricordo che quell'anno Casillo, il presidente del Foggia, mandò via Padalino, che era una colonna, o Bucaro, Padalino. Difensore centrale, era una colonna di quella squadra, lo mandò via, prendeva 50 milioni l'anno in Serie A, chiese un ritocco sull'ingaggio. Carmelo Genovasi a Vasto, Carmelo Genovasi che per me è il più grande professionista che abbiamo mai avuto a Vasto, ne guadagnava 118 in C2 a Vasto. Ecco, diciamo che non approvavo tutto questo. Certo. Con la metà di soldi Ammazza l'Orso faceva punteggio pieno. Ammazza l'Orso secondo me è il più grande allenatore abruzzese della storia del calcio, perché voglio sapere quanti sono gli allenatori che hanno vinto 3-4 campionati e si sono salvati 3-4 volte in tutti i campionati dalla Serie B all'eccellenza. Certo. Non ce ne sono. Perché di solito l'allenatore c'è quello catalogato per vincere e quello catalogato per salvarsi. Lui ha vinto in tutti i campionati, si è salvato in tutti i campionati, non una volta ma ripetutamente. Quindi ha ottenuto risultati importanti, insomma. Sì. Senti, come a tutti gli ospiti ti ho chiesto di portare qualcosa, no? Che ricordi quei tempi. Ci sono due maglie. Sì, io non sono uno che archivia. Che archivia, quel po' di archivio che avevo non l'ho manco trovato, a casa mia c'è Bingo, probabilmente ne ha fatto uso, non lo so. Però questa... c'è una lettera, magari ci dici tu di cosa si tratta, firmata da Gianni Minà. Sì, una lettera scritta a Gianni Minà nel 90, inizio 94, credo, sì. Ritenendolo un giornalista fuori dalle righe, quindi mi ci rivedevo, gli raccontavo un po' la mia storia e lui... Nel giro di 10 giorni mi rispose, quindi ovviamente ci ho fatto questo quadritto che non ho mai toccato. 97, leggo, 4 gennaio 1997. Ah, è 97, sì. 97. 4 gennaio 97? Tu l'hai scritto, no, l'ha scritto lui. Sì, Torino, 4 gennaio. Gennaio lo ricordavo bene. 1997. Allora, ok, il secondo sì. Mi sembrava 94, la 97, sì. E lui nel giro di 10 giorni... Ti rispose. Mi rispose, si vede, insomma... Una reliquia. Non è sporca, è invecchiata di suo, attaccata al muro, non si è mai mossa. Come è giusto che sia. Se non da una casa all'altra. Chiaro, assolutamente. Mentre hai portato due maglie della Vastese. Allora, se ce le vuoi spiegare, una è questa, che è quella di Mimmo Giacomarro, giusto? Sì. Che è la 90, stagione... 92-93. Ok, qui immagino te la diede lui, sì. Presumo nell'ultima partita. Mentre questa ha una particolarità, la vuoi spiegare? È assolutamente inedita. È la maglia... doveva essere la maglia del campionato 95-96, che poi invece... non ci fu perché la Vastese di Armando Scopelliti non fu iscritta insieme al Grosseto quell'anno in C2. E... però i giocatori stavano, come ricordi, erano partiti per il ritiro con Carmelo Bagnato allenatore. E niente, quindi poi me la regalò un anno dopo. Tu eri molto legato ad Armando Scopelliti. Sono legato. Tuttora. Sì.
Sei stato anche a casa sua per un periodo di tempo. Ho lavorato per lui a Firenze più o meno 100 giorni, tra maggio e luglio, aprile, il luglio del 96. E diciamo che è stato forse l'unica persona che ti ha dato una mano, ti ha tesso una mano in uno dei momenti più difficili della tua vita. Assolutamente sì, assolutamente sì, quello era il più difficile. E lui mi chiamò e mi disse di venire a lavorare con me. E quindi andai a Firenze, tra l'altro toccai con mano, e non solo, perché ci abitavo, nel famoso stabile in cui, quando lui arrivò a Vasto, il 4 agosto del 94, nella conferenza stampa all'Hotel Rio, disse che aveva avuto questa ipoteca sulle proprietà di Firenze, di cui ovviamente si parlava in termini fantomatici. Io ci ho vissuto, prima di me un certo Ariosto, qualche anno prima, in Borgo Santi Apostoli, un passo da Ponte Vecchio. Quindi curavo per lui le cose degli affittuari e gli affitti, certo, stessi. È stata poi comunque una parentesi bellissima, perché insomma mi rapportavo con la vedova di Sandro Pertini, che aveva un appartamento lì, con l'altro colosso della moda fiorentina di sede, in questo momento mi sfugge. Sì, una cosa che mi ricordo mi ha raccontato tempo fa, che mi ha fatto molto sorridere, è che, avendo rapporti anche con la famiglia, quindi hai conosciuto bene anche le figlie, tra cui Veronica, al secolo Noemi, che mi dicevi che cantava di continuo anche da piccola, no? Poi è diventata insomma la cantante che conosciamo. Sì, anche se pensavo... E vi siete rincontrati a Termoli, poi racconta anche a chi ci segue l'episodio di Termoli. Pensavo che fosse un vezzo da bambina, da ragazzina, perché cantava dappertutto, ovunque ci trovassimo. Da Firenze spesso nel weekend tornavo a Roma, andavo a Roma a casa loro, a casa al Palocco, e quindi l'ho vissuta a casa, tra l'altro nella sala hobby, cioè la sala hobby era completamente tappezzata di ricordi biancorossi, foto, maglie che gli ha detti. Sì. Dio solo sa com'è andata quella storia lì, di sicuro è certissimo com'è andato l'inizio, che a Vasto mai nessuno ha voluto accettare, perché è così. Qualcuno gliel'ha data la società, quel qualcuno è ancora un idolo e lui è il farabutto. Altri che ci hanno campato col pallone sono portati alle stelle. Mimmo Crisci, che ha fatto di 5 anni 3 tra i più belli in assoluto e i più alti, considerati i playoff di contro il Rende in, sì, C2. E invece questi sono i mostri. Certo. Torniamo un attimo a Noemi. Lei fa un concerto a Termoli. Tu vai? Mi ero sentito con sui social con Arianna, la sorella, che è la sua manager, e mi ha detto appunto di andare qualche ora prima, così ci salutavamo. E lei stava facendo un'intervista, tra l'altro penso con una giornalista di Vasto, non ricordo bene. Appena la finì, io stavo con Lillo, Gino, mi sentì chiamare la Cobra. Mi giro ed era appunto Veronica, Noemi. Noemi non mi esce comunque, vabbè, Noemi, che mi chiamava dal palco e mi faceva segno, via qua. Quindi è stato un piacevole. Mi ha fatto molto, molto, molto piacere. Cioè. Riunione, insomma, dai. Sì, 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 sì. Bene.
Senti, anche perché non, all'epoca non gli ero simpaticissimo, perché lei era morbosa verso il padre. Ah, quindi vedeva queste attenzioni. Sì, era gelosa di me, sì. Da parte del papà, insomma. Allora, se dovessi sintetizzare gli ultimi 20 anni del calcio vastese, come li definiresti? Ah, gli ultimi 20 sono tanti, sì, sicuramente. Però sì, sono state delle altalene, no? Faccio fatica a definirlo calcio. Intanto faccio fatica a definirlo calcio. Almeno gli ultimi 12-13 faccio veramente tanta fatica. Poi la malattia è la malattia, però faccio veramente grossa fatica. Ma questo comunque non è vasto tutto il panorama del calcio italiano. È cominciato ad essere distrutto e portato a distruzione da Blatter con continui cambiamenti di regole. Stiamo parlando di uno che ha cambiato l'oggetto principale, il pallone. Cioè, io penso che se oggi Cristiano Ronaldo dà un calcio al vero pallone di calcio, si rompe un malleolo. Certo. I campi in erba sintetica, che per fortuna non hanno sfondato a livello, ai massimi livelli, però come scendi ne trovi tanti, già non sanno giocare a pallone. Un mare di paradossi, oggi si parla di possesso palla o palla lunga. Io opterei per il possesso, ma se vai nei settori giovanili, in un'ora un bambino tocca palla 5-6 volte. Corrono soltanto, dopodiché arrivi e gli chiedi il possesso. Che ti devo dire? È un altro sport. Certo. È un altro sport. Certo, assolutamente. Senti, allora, ci accingiamo agli ultimi minuti. Io con te vorrei parlare di tante cose, però purtroppo il tempo è tiranno. Dovremmo probabilmente fare un'altra puntata successivamente, nella prossima edizione. Hai portato anche una tua opera letteraria, È tutti nella polvere. Questa l'hai presentata anche nelle scuole come un segno importante di un'esperienza forte da te vissuta. Qual è stata la risposta anche da parte dei ragazzi con cui tu ti sei approcciato? Penso la più grande soddisfazione della mia vita, di cui devo ringraziare Paola Cerella, che tra l'altro mi ha voluto 2 volte all'industriale, al Mattei. La prima volta in particolare accadde una cosa, nel caso di dire, stupefacente, perché c'erano 200 ragazzi che per oltre 2 ore non hanno aperto bocca un attimo, e poi sentivo i professori alla fine che erano rimasti pesantemente colpiti proprio da sta cosa, che per oltre 2 ore non si era mai sentito un sibilo. E quindi è una cosa bella. Ecco, nella società di oggi, dove si tende a essere molto perbenisti, è possibile che queste storie escono ancora fuori a distanza di tanti anni, quando Gabriele deve ricoprire qualche ruolo anche importante in determinati ambienti? Il perbenismo molte volte fa rima con bigottismo. E non solo per una questione di meteorismi, però io penso che... Parliamo della preistoria, parliamo più di 30 anni fa, sì, cioè, sì, ragazzo, ma... insomma. Sì, ma in territori, città, luoghi, ambienti, bigotti, sono cose che attecchiscono sempre. Questo a qualsiasi livello. Ricordo che nelle ultime votazioni chiesi il voto a un amico, cui non avrei dovuto neanche chiederlo, me lo doveva dare, punto, perché sempre amichevolmente avevo fatto, mi ero generosamente spinto nel favorire qualcosa per lui estremamente importante. E mi rispose che doveva votare Tizio perché era il compare della sorella. Questi sì, sono fatti che ti chiudono in cerchio di riconoscenza, no? Questa sconosciuta.
Senti, hai anticipato l'ultima domanda che volevo farti, che riporta un po' a quello che all'introduzione che ho fatto all'inizio. Tu scrivi tutto, non scrivi solo di sport, ultimamente spesso tanto di politica. Nei giorni scorsi tu sei stato, diciamo, uno dei promotori della, diciamo, una nuova stagione insieme a Angelo Pollutri, eccetera. Poi hai fatto un passo indietro, perché e come ti collochi per le prossime elezioni, che comunque ci saranno a Basto la prossima estate. Ma mi è dispiaciuto molto per come sono andate le cose, perché non credo molto più alle segreterie che non hanno nulla a che vedere con quelle di un tempo, sono molto autoreferenziali, quindi avevo fatto questa scelta su proposta di Angelo Pollutri, cui faccio i miei complimenti per questa meravigliosa sala, che è opera sua, nel periodo in cui è stato sindaco di Cupello. E tra l'altro, soprattutto, siamo legati da una ferrea amicizia. E quindi ho accettato questo progetto civico, poi le cose sono andate diversamente. Diciamo che ho trovato situazioni molto simili a quelle di segreteria. A quel punto ho fatto un passo indietro. Adesso mi auguro che possa esserci una vera competizione alle prossime elezioni, però mi sembra di vedere che si confermi il mio scetticismo, visto che ci sono tutti, manca come al solito il candidato di centrodestra, proprio per ragioni di segreteria, nonostante i vertici nazionali abbiano indicato chiaramente una figura di estrazione non precisamente a carattere politico, ma qualcuno della società civile che abbia comunque le sue competenze e una sua chiara identità. Vedremo, Vedremo, può darsi vedremo. che farò il tifoso o da fuori o Un avrò impegno l'impegno da lì, non lo più. so, se qualcuno me lo proporrà, non lo Vediamo, so. stiamo alla Non... finestra. Va bene, Gabriele, ti ringrazio per aver voluto condividere con noi o con chi ci sta seguendo i tuoi ricordi nello sport, soprattutto perché poi questa è una trasmissione che va, appunto, la rubrica va su Va Sport, Amarcord. Raccontiamo lo sport, però ogni tanto hai visto Divaghiamo. che divaghiamo Ma anche sì, nella ma ci vuole, musica, perché anche sennò nel poi cinema, nel mondo dello spettacolo. Ci fossilizziamo, sì, vabbè, anche se il sito è la casa madre è sport, però divagare come hai fatto in questa occasione ed altre fa sicuramente bene, soprattutto a chi ci guarda, che è poi certo. la cosa più importante. Hai dimenticato una sola cosa, però potevo anche imbeccartela io. Ricordo con grandissimo piacere l'esperienza col basket, Ah, sì, certo. con la Vasto Basket da speaker. Che non è stata una cosa da poco, No, insomma, dai, una bella esperienza. sono Sì. entrato con 200 persone, sono uscito con 2200. Non male, non No. male. Bene, grazie ancora per essere stato con Grazie a noi. te, Michele. Grazie a voi tutti che ci avete seguito e avrete la bontà di continuare a farlo. Arrivederci alla prossima puntata.